Sensazioni diverse rispetto a una settimana fa. Che cosa è mancato oggi? Cosa è mancato? Avevamo detto di rimanere un po' nelle strutture, sapevamo che era una squadra disordinata che avrebbe provato comunque un po' a giocare e fare un po' l'arrembaggio, la sua arma forte, perché logicamente non magari non venivano forti di organizzazione in Tunisia, in Misia, come magari potevano essere noi. E infatti siamo lasciati un po' lasciare giù le sabbie mobili, non siamo riusciti a risalire, perché comunque qualche palla di turnover che abbiamo avuto l'abbiamo scontata male, da lì i calci di punizione, un po' in disciplina, quindi abbiamo detto comunque di restare sempre, insomma, oltre nel piano tattico, anche nelle regole, per cercare comunque di fare tanto in partita. E queste cose sono mancate un po' tutti e due, insomma, quindi bravi loro, insomma, hanno avuto forse un po' di più. E noi siamo un po', non siamo stati un po' in grado di uscire da questa situazione, quindi sì, situazioni contrastanti. Forse mancanza un po' di cinismo nei momenti chiave, anche forse dovuta all'inesperienza non solo per un gruppo giovane, ma per un gruppo che anche a livello di franchigie non si trova spesso nella situazione di dover gestire una partita punto a punto in vantaggio di poco. Sicuramente ora lo stiamo dicendo, ci sarebbe potuto essere, insomma, una gestione diversa, perché magari ecco su il momento finale, quando si poteva fare il troppo, dovevamo magari giocare fuori per perdere ancora più tempo, cose, piccole situazioni. Logicamente poi ora con la mente calda è stato, sarebbe pure un po' complicato giudicare. Lo faremo poi a posteriori con Conor, quando logicamente si perde di così poco si vanno a guardare tutti i dettagli, cosa che faremo, che logicamente dovremo imparare a gestire, quindi sì, probabilmente anche quello. Al di là dei risultati, che sono importanti ma a volte trovano il tempo che trovano, un tuo giudizio personale e come gruppo di questo novembre? Guarda, facevo una riflessione con Edoardo Padovani e dicevo, la mia riflessione, diciamo, la conclusione di questi test match è la seguente, che se ci si impegna e si lavora un po' restando nelle regole, comunque nelle regole del nostro piano tattico, quindi anche con la disciplina, per lavorando, diciamo, con fatica, insomma, senza ritarci dietro per 80 minuti, si può vincere anche con le squadre un po' più forti. Se non lo fai si può perdere anche con quelle un po' più deboli. Questo è quello che è successo, insomma, come insegnamento, questo fame purtroppo è mancato questo, e quindi